È stretta e buia la strada della riapertura. In queste condizioni vale la pena rialzare la sala cinesca? E se da una parte il guadagno appare una chimera, dall'altra c'è anche la preoccupazione di finire poveri e in un'aula di tribunale. L'infezione da coronavirus, infatti, afferma l'INAIL, può essere considerata un infortunio sul lavoro. Un risvolto civile e penale che preoccupa moltissimo medie e piccole imprese che da giorni chiedono al governo chiarimenti. Una prima risposta giudicata positivamente dalla FAPI, Federazione Autonoma Piccole Imprese, arriva dal Ministro dello Sviluppo Economico. Le imprese che rispettano il protocollo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e la salubrità dell'ambiente di lavoro non possono rispondere di eventuali contagi, afferma Stefano Patuanelli. A governo e Parlamento in ogni caso le associazioni di categoria, tra cui Federalberghi, chiedono di fare chiarezza con una norma precisa e semplificata, anche perché in molti casi i contagi non possono essere dimostrati come maturati all'interno dell'azienda. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a cui si sono rivolti gli imprenditori, promette un incontro nei prossimi giorni con l'Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro per fare chiarezza sulla situazione. La materia del resto è complessa, anche se da sempre i virus rientrano nella fattispecie. Ma nel contesto di una pandemia risalire al contagio non è per niente facile e per questo si è già provveduto ad inserire i lavoratori in due distinte categorie. Da una parte coloro che lavorano nel settore sanitario e a stretto contatto con il pubblico, lavoratori di per sé a rischio e di cui si può con ragionevole certezza desumere il contagio nello svolgimento delle proprie attività professionali, dall'altra chi è meno esposto e dunque per ottenere un indennizzo dalla cassa dovrà dimostrare di essersi ammalato lavorando. E poi c'è la questione del dolo. I più piccoli, fanno notare le stesse associazioni, potrebbero essere impreparati e aprire anche in assenza delle necessarie precauzioni, per ignoranza, malafede o anche per l'impossibilità di sostenere costi gravosi dati da sanificazione, divisori in plexiglass, igienizzanti, mascherine e non in ultimo distanziamento che riduce di molto i margini di guadagno. Per loro la causa resta dietro l'angolo. Allora, una questione quanto mai attuale, tanto da richiamare una precisazione, una nota dell'INAIL di pochi minuti fa: infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale civile del datore di lavoro. Datore di lavoro risponde penalmente, civilmente dell'infezione di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.